Abbiamo presentato la stagione teatrale 23-24 al Teatro Comunale di Catanzaro, 14 appuntamenti da ottobre a maggio con alcuni dei principali protagonisti del teatro italiano, penso a Geppi Iglesias, Alessandro Benvenuti, Milena Vukotic, Remo Girone, Max Giusti, Benedetto Casillo, Sergio Rubini e tanti altri. È una stagione articolata dal punto di vista multidisciplinare con spettacoli di teatro, spettacoli di danza, musical. Ci auguriamo che, attesa la qualità del cartellone, frutto anche del sostegno della Regione Calabria, ci possa essere una maggiore adesione rispetto a quella già importante degli anni scorsi. Non ci sentiamo più ospiti a Catanzaro, ma partecipi e protagonisti insieme agli altri operatori delle attività culturali del capoluogo di Regione. Sì, una rassegna di qualità da parte di un operatore di qualità che opera da tanti anni interfacciandosi con la Regione Calabria e presentando progetti di alta qualità, non soltanto da un punto di vista del cartellone, degli artisti che poi vengono giudicati dal pubblico e la storia di Ama Calabria dimostra la qualità di questi prodotti, ma anche proprio dall'aspetto progettuale, perché un evento, un cartellone per essere poi realizzato e aperto al pubblico deve essere pensato, progettato e realizzato da un punto di vista anche manageriale. Io vengo qui, sono qua ospite e ringrazio l'organizzazione di Ama Calabria per testimoniare come la Regione controlli le attività degli operatori, tra cui Ama Calabria, e testimonio come l'attività svolta sia una dimostrazione di professionalità e tanto amore per il teatro e la cultura. Sì, una sempre migliore direi, non so come si fa a migliorare sempre, però il Maestro Pollice ci riesce a stupire ogni anno. Abbiamo una bellissima stagione, molto varia, con nomi di grandissimo pregio e quindi siamo veramente felici che Ama Calabria scelga anche Catanzaro per svolgere le sue bellissime attività.